Ad un anno di distanza dal primo Rhein Vespa Online e teste cromate, eccoci ad affrontare una nuova avventura, ancora più impegnativa ed emozionante. Il Cost to Cost to Cost. Ebbene sì, questa volta lo spirito vespistico si esalta al massimo ed arriva a voler attraversare l'Italia da costa a costa per ben due volte in tre giorni. Centinaia e centinaia di chilometri di provinciali e statali ci attendono, perché sia chiaro che con tangenziali autostrade sarebbe troppo comodo e soprattutto meno piacevole come panorama. Tantissime le adesioni anche per questa nuova esperienza, da tutta Italia, alcuni addirittura partiti la notte per essere puntuali a Rimini di prima mattina. Intervista subito senza neanche aprire il casco. No, dimmi. Come andiamo? Andiamo benissimo, abbiamo fatto un bel viaggio da Modena, siamo partiti alle 6:30 stamattina, ci siamo fermati a mangiare due panini. Poi? Una piadina no? Una piadina no, perché è ancora chiusa. Ma la mattina subito non è il massimo. No. Devi aspettare 10 minuti. Ho chiuso. Perché? Chiuso per ferie. Apro tra due ore. Dai, datti una mossa. Devo partecipare a correre. Ciao papà, questo è mio padre davanti alle telecamere, eccolo qua. Parto un'intervista. Sono un po' triste. Perché? Per una mal di schiena. Per la Vespa? Non potrò dare tutto me stesso. Bella intervista. Dormito tre notti in un letto con tipo bestia. Ho detto tutto, basta. Il capo stipite dei Vespa bestia. Ti spacco il culo. Come andiamo qua? Bene, molto bene. Impressione la partenza? Benissimo. Il sole? Bene. I chilometri da fare? Un po' dura. Dai. Allora, il pistone venendo da Roma, cosa gli è successo? Ti è andato a baciare per terra. Ficcata. Ciao, Cesare e Laura. Da dove venite? Treviso. Sono Alessandro, sono del Vespa Club di Treviso. Da ieri anche il presidente. Lui è il nostro Paolino Poverino, il nostro autista alla patente C. Con la Vespa che si chiama? La Vespa si chiama Lucio. Ah, non si chiama Rossa? In onore del papà, però si chiama Rossa familiarmente. Wow. È una faccina che sorride. Vespa di dove? Treviso. E c'è una fanciulla anche? Sì. Va. No, non funziona. No, e anche questa faccia la riconosco. Sì, speriamo, mi raccomando. Questa è una faccia nuova del ride. Sì. Come ti chiami? Federico. E di dove sei? Arezzo. Salve. Beh, potremmo dire anche come ci chiamiamo, però. Sono La Patti, la Zavorra nuova. Ah, vai, benvenuta nel club. Zavorre o genere di conforto? Ma tu ti senti più Zavorra o genere di conforto? Per ora Zavorra, poi vediamo stasera come va. Bartolomeo Pestarozzi di Pinerolo. Arriviamo direttamente da Conegliano. Piacere. Piacere, io sono Silvia di Bologna. Piacere, Marco. Senti, ma voi in quanti siete? Marco. 7, 8. Ah, ma siete, beh, però potreste anche presentarvi. Piacere, Daniele. Sì. Ciao. Ciao. Inizio. Michela, ciao. Giancarlo. No, Lucilla? Eccola là. Piacere. Ciao. La tua Vespa? Non so, perché stai attento, non ti picchio perché è da uomo. D'accordo. Non ti graffio perché è da donna, ma ti odio. Là dove finisce il fiume, incomincia il film. Lei che veniva da lui che veniva da lei, non fu un incontro ma un bombardamento. Là dove finisce il fiume, incomincia il film. Lo vedo bene questo ride, lo vedo bene. Ciao, Vespa Club Lecce. Come vi chiamate? Pippo. Inzaghi. I quattro dell'Ave Maria. Gino. Ciao. Carlo. E Carlo. Allora complimenti, ma aspettate che cosa da questo ride? Di arrivare vivi alla fine. Un po' di tanto sesso. Beh, questa mi sembra una prospettiva originale, non l'avevo ancora sentita nel ride. Sesso. Sentite, ma è il vostro primo ride? Di Vespa Online, sì. E come mai vi siete buttati in questa avventura di la due verità marchi, poi te la dico qua? Io è che siccome è cambiato presidente, il nuovo presidente vuole farsi vedere, mettere in mostra e vendere modellini. Sono in campagna, sono in campagna il Turelli. Allora, sai, mi consenta e allora facciamo così. E quindi il nuovo presidente è lui? Sentite, che ne avete fatto del vecchio presidente? Guarda i pezzi che penso li stiano trovando man mano in campagna, ogni tanto trovano qualcosa e pensano che siano gli albanesi sbarcati, invece sono i suoi. Sono Maurizio Turato, vengo da Padova. Io sono Mauro, di Mauro e Silvia. E Davide DJ invece? Di me.
Quando è partito? Stamattina alle 4:30, ho vagato per Bologna fino alle 7:15. Aspettando qualcuno di Bologna e poi... Senti, ma quanto hai dormito stanotte? Zero. Sono Mirko, vengo da Pavia. E sei da solo con qualcuno? No, sono da solo, con lei. E lei come si chiama? Celestina. Lui è uno dei maggiori creativi del forum Viaggi, devi sapere questa cosa. Ah sì? Sì. Grazie. Senti, ma da dove viene il nome Giange? Gian Renzo, no. Allora Gian mi chiamano, no? Uh-huh. Gé per la chat. Perché vieni da Genova? Da Genova, no, tanto così. Francesco. Di dove sei? Di Padova. Mai. E tu come io ti chiami? Io non ho un nome vero, non ho una vera. E da dove vieni? Non ho amici soprattutto, vengo da Firenze, sono con altra gente che non conosco. Arriveremo primi a questo ride, anche se non è una competizione, non ci interessa. Sì, e invece questo fanciullo con gli occhiali? Questo fanciullo è uno dei cinque. Che si chiama? Un po' vicino. Luigi. Ti vedo molto vicino. Ok, ne mancano due, quindi mi sembra di capire. Un altro dietro sta fumando nervoso e l'altro dovreste venire a vedere. E si chiama Nervoso di nome? Sì. No. Tu vai forte, sì. Sì, questo è quello là. Senti, la tua Vespina? La mia Vespina speriamo che tenga. Come sta? È vecchia, vecchia. Ecco la Vespa più isolata di tutto il ride. Ma c'è qualche motivo per cui è così isolata? No. Hai paura che qualcuno te la tocchi? Anche. Tu invece chi sei? Sì, io oggi sono di servizio, eccolo là il mio mezzo. Un furgone? Un furgone. Vieni qua, ti presento. Siete venuti... la persona che ritarda normalmente il gruppo al Rai, cioè Turbolento. Scusa. Turbo Bestia. Posso ammazzarlo. Vai, vai. Si usava come miscela per la mia Vespa. Secondo me grippi, però puoi andare. Oh, abbiamo la... Allora, la Vespa quella lì fa quasi 70 all'ora lanciata se non la guida lui. Turbo Bestia, ci puoi descrivere qualcosa di questo tuo gioiello? Oh, cosa posso dire? Che è un mese e mezzo che ci lavori. È un mese e mezzo che ci lavoro. Due settimane prima del ride ho saltato in aria il motore. Che cosa ne hai fatto? Le avevo messo sull'impianto, cioè le avevo fatto un motore raffreddato a liquido di un KGV Elephant e è saltato per aria. E allora ancora il motore versione l'anno scorso, messo meglio, porcellone del quartz con parafango dallo zip. Invece questo è Gianfranco, in tenuta questa volta. Che tenuta hai? Assistenza infermieristico meccanica. Qui troppe se ne fermeranno per la strada. Quante? Facciamo un toto. Su 80 metri facciamo 8. Oggi per gente. 8 che si fermano, di cui quante ripartono e quante bloccate definitivamente. Queste quando si fermano e basta. Quindi 8 morte. Cosa succede qua? Spero questa volta di riuscire a portare a termine con la mia Vespa. Senti, che cosa hai fatto a questa Vespa questa volta? Un po' di cambiamenti estetici. Abbiamo aumentato un po' la potenza perché non avevo basta. E il cuore? Il cuore è sempre vespista. Chi è che ha una Vespa così allucinante? Secondo te? Non sono tu, eh? No. Detto con un po' di titubanza, tu sai di chi sono? Dopo ce li fai vedere, in faccia. La Vespa riflette qualcosa della personalità. Arg, sono proprio pazzesche queste due Vespe. Ma l'idea di tagliarle in questo modo a chi è venuta? A lui. E me l'ha fatta. Mi ha fatto anche, diciamo, sistemare, carburare diversamente, mi ha fatto mettere dei pezzi speciali, io assolutamente mi dissocio. La mucca pazza. Eccoci pronti, indossiamo i caschi, cavalchiamo le nostre Vespe e con un colpo deciso alla pedivella le mettiamo in moto. Il momento atteso da mesi, tanto discusso nel forum finalmente è arrivato, la partenza del coast to coast to coast. Salutiamo Rimini e il mare Adriatico, la nostra meta ora è il Tirreno.